Oggi parliamo di lui, MacBook Pro da 14 pollici con M1 Pro nel 2023. Come ben sapete, Apple ha rilasciato i nuovi processori M2 Pro e così a seguire sui nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici. Ma oggi in questo video, siccome le differenze sono minime, voglio dirvi perché secondo me vale la pena acquistare ancora la versione con processore M1, anche per risparmiare un po' di soldi. Ho segnato alcuni punti da trattare, questa non sarà una recensione, posseggo questo computer da più di un anno, quindi voglio darvi le mie più oneste opinioni di tutto quest'anno di utilizzo e cosa mi è piaciuto e cosa non mi ha convinto invece di questo computer. Anche se devo già premettere che i lati negativi sono veramente pochi. Voglio già dirvi che sui nuovi MacBook le novità non sono chissà poi quante. Infatti è stato aggiornato solamente il processore e troviamo un upgrade alla porta HDMI che adesso riesce a trasmettere in uscita fino ad 8K, mentre prima era limitata al 4K. Capirete ovviamente che l'aumento di prezzo secondo me non è giustificato, in quanto ovviamente c'è stato un aumento proprio per i problemi che si hanno dalla crisi dei microchip che ancora oggi sta pian piano riprendendosi, però c'è ancora. E quindi questo aumento di performance del 20-30%, come ho visto anche nei benchmark, secondo me non vale proprio la pena. Ed è proprio questo il momento per acquistare il vecchio modello ad un ottimo prezzo, perché appunto poi i prezzi sono calati, soprattutto su shop esterni. Quindi oggi vi voglio dire, secondo me, perché questo computer è davvero ottimo. Il MacBook che ho acquistato io non è proprio la versione base, quindi da 8 core CPU e 14 core GPU, bensì è la versione con 10 core CPU, 16 core GPU, ovviamente da 16 GB di RAM. Non ho voluto fare un upgrade della RAM a 32 GB perché, avendo provato anche il Mac Mini con 8 GB di RAM, ho capito che questi computer, nonostante hanno la memoria RAM condivisa CPU e GPU, quindi tra di loro, hanno davvero delle ottime performance in qualsiasi contesto. Ovviamente molte volte si può capitare in uno scambio di memoria con l'SSD, ma essendo quest'ultimo velocissimo non si nota alcun calo di performance anche sulle operazioni più pesanti. Questo computer, essendo ovviamente io fotografo e videomaker, perché appunto faccio anche video per YouTube in 4K, è indirizzato quindi a tutti i creator lì fuori che non trattano solo di fotografia e videomaking, bensì nell'ambito creativo in qualsiasi contesto, quindi grafica, social media, montaggio video, effetti, eccetera. Perché ho scelto la versione da 14 pollici? Perché secondo me il 16 era troppo ingombrante da portare in giro e soprattutto perché a casa, quindi quando lavoro in studio o a casa, lo connetto sempre ad un monitor esterno. Questo mi permette di avere quindi uno schermo molto più grande e averlo già di partenza non mi avrebbe dato alcun vantaggio, in quanto lo utilizzo comunque come monitor secondario. Parlando proprio delle novità che hanno quindi rilasciato sui nuovi processori, ovviamente abbiamo sempre una base di 16 GB di RAM. La differenza è che adesso i nuovi modelli M2 Pro partono con la versione avanzata dell'anno scorso, quindi adesso abbiamo 10 core CPU e 16 core GPU di base, mentre appunto l'anno scorso ne avevamo 8 e 14. Ma appunto queste sono secondo me delle differenze così non sostanziali che in realtà nemmeno si nota la differenza utilizzando i nuovi computer. Tralasciando che oggi vi sto parlando di MacBook Pro con processore M1 Pro, ma ovviamente per molti di voi potrà andare benissimo anche il MacBook Air con processore M1, che secondo me è veramente il best buy per molti fotografi, che non richiedono ovviamente delle performance elevatissime. E vi ho fatto vedere nella versione del Mac Mini, che in realtà quel computer che ha lo stesso hardware appunto del MacBook Air è veramente pazzesco. Ci potete fare di tutto, dall'editing fotografico, editing video non troppo pesante, legge anche il 4K tranquillamente, quindi anche quella potrebbe essere una scelta se state cercando un ottimo computer al di sotto dei 1000 euro ormai praticamente. Ve lo consiglio vivamente. Parlando in generale della qualità costruttiva, della resistenza del computer stesso, dopo più di un anno il computer non presenta alcun graffio se non due piccoli puntini che ho inciso sullo schermo, purtroppo. Non so come, ma credo di aver chiuso un granellino di sabbia sulla tastiera quando ero sul set e c'era della sabbia. Ma non è un problema perché, avendo la protezione Apple Care Plus, ho già contattato Apple, mi hanno detto che ci vogliono 2 settimane più o meno di lavorazione.
essendo qui Londra appunto i centri sono molto impegnati nelle riparazioni, quindi al momento non posso ancora farlo, ma appena avrò l'occasione lo porterò e farò cambiare il display, perché come ben sapete i puntini al centro dello schermo non sono proprio il massimo per l'editing e la post-produzione, diciamo, si sta sempre a guardarmi. Però a parte ciò, comunque, lo schermo è resistente, bisogna fare attenzione perché lo strato antiriflesso va via facilmente, o meglio, si può graffiare facilmente, ma diciamo, mettendo una pezzolina tra la tastiera e lo schermo ci si può assicurare comunque di proteggerlo bene. Come vi dicevo, quindi, in generale, la qualità costruttiva, secondo me, dei MacBook è veramente, o meglio, dei prodotti Apple, è sicuramente al di sopra di qualsiasi altro produttore. Secondo me l'unica azienda che può competere con questi computer è Microsoft con i suoi Surface, che sono veramente degli ottimi computer. Lo schermo è una bellissima unità, sui nuovi computer abbiamo lo stesso pannello, quindi anche sotto quel punto di vista non abbiamo delle migliorie. Su questo schermo abbiamo 14 pollici, risoluzione al di sopra del 2K, quindi veramente una definizione ottima. Non si notano i pixel ad occhio nudo, se non avvicinandosi tantissimo, ma vi assicuro che è da molto vicino che si intravedono, diciamo, più o meno i pixel. E soprattutto hanno tecnologia mini LED, che permette quindi, con più di 1000 LED sul pannello di retroilluminazione, spegnere a zone lo schermo. Questo vuol dire avere dei neri perfetti. Grazie anche al trattamento antiriflesso che veramente rende lo schermo nero. A parte comunque l'ottima luminosità che raggiunge i 600 nits sotto il sole, ma essendo un HDR fino a 1400, se non sbaglio 1600, è possibile tramite un software sbloccare la luminosità massima costantemente, e io l'ho acquistato, costa circa 15 dollari e permette veramente di alzare la luminosità dello schermo tantissimo, cioè sotto il sole brilla praticamente. Come ben sapete, Apple è anche un ottimo produttore per quanto riguarda proprio la gestione dell'autonomia dei suoi dispositivi, che sia su iPhone, su iPad, ma anche su questo MacBook. L'autonomia è davvero eccezionale. Io lo porto con me spesso sui set, ci faccio sessioni di 8-9 ore e la batteria non mi molla mai. E tra l'altro, avendo anche una power bank che mi permette tramite la Type-C di ricaricare il computer, non ho mai problemi di autonomia anche per più ore sul set, comunque utilizzando software quali Capture One o comunque software per lo scatto in tethering. Ovviamente su operazioni più leggere dura ancora di più, sulla navigazione si raggiungono anche le 12-14 ore di schermo attivo, quindi dipende appunto da quello che fate. Va un po' a calare l'autonomia in fase di editing video, quindi soprattutto nella fase di esportazione, dove siamo tra le 3 e le 4 ore per quanto riguarda poi l'esportazione di un video, mentre sulla fase di editing si può arrivare anche a 4-5 ore, diciamo, dipende appunto dalla complessità dell'editing che fate. Però vi ripeto che secondo me i competitor anche su questo punto di vista ci sono, ma non arrivano a questi livelli. In generale le performance del computer sono ottime e non essendo io un patito per Apple, come sapete appunto sono passato a Apple da più di un anno, vi posso dire onestamente che non è un computer che non ha bug e non ha problemi. Ho varie volte avuto crash di software, crash di computer anche. In realtà, proprio il fatto che all'inizio il processore M1 non fosse ottimizzato, essendo tutta una nuova tecnologia e architettura, causava spesso crash di sistema e problemi in generale. Ma devo dire che dopo tanti aggiornamenti, in realtà sono stati quasi fissati subito i bug principali. Adesso è un computer davvero performante. Ovviamente la maggior parte dei bug e dei crash che avvengono oggi non dipendono dal computer stesso, quindi non dal sistema, ma dipendono da applicazioni di terze parti, quali possono essere i software Adobe, Capture One che a volte non vuole aprirsi, o comunque in generale altri software che hanno dei piccoli bug o crash. Ma questo è inevitabile su qualsiasi tipo di sistema operativo. Vi posso sicuramente assicurare che rispetto ai miei computer Windows che avevo prima, è tutto molto più ottimizzato. Il fatto che i driver siano gestiti internamente da loro e non da software, da hardware di terze parti, va a ottimizzare e generare tutto il sistema. Tralasciando poi il fatto che proprio l'ottimizzazione software del sistema con tutte le sue funzionalità vanno a rendere il vostro lavoro molto, molto più efficace. Vi spiego perché sono passato a MacBook. Ho fatto questo passaggio lentamente, ho comprato prima l'iPad, poi ho comprato il MacBook, poi ho comprato l'iPhone. E devo dire che tutto l'ecosistema, se utilizzato insieme, è davvero, davvero un qualcosa che nessun competitor può avere. Il fatto di inviare rapidamente i file con AirDrop,
che sia a voi stessi o ai clienti. Essendo un content creator, molte volte faccio scambi dal cellulare, dall'iPad, dal computer molto velocemente. Il fatto di poter utilizzare l'iPad come schermo secondario quando spesso viaggio e sono in giro, ma immaginate anche sul set, collego l'iPad alla wifi dello studio dove sono, anche il computer, semplicemente do l'iPad in mano al cliente come visualizzatore delle immagini che sto catturando. Quindi io le guardo dal computer, il cliente le guarda dall'iPad, e immaginate che anche per uno stylist, per un cliente, già avere un servizio del genere va a elevare anche la vostra qualità del lavoro, perché state offrendo un qualcosa di aggiuntivo. Come vi dicevo appunto, è una macchina che si rivolge ai creator. Abbiamo veramente degli ottimi microfoni, sono tre su questo computer, e una riproduzione dell'audio che non so come sia possibile da questo computer, perché appunto è così sottile e piccolo, ma ha dei bassi e una pienezza e chiarezza del suono che veramente mi ha impressionato. Quindi anche utilizzarlo per ascoltare musica, per fare video editing, audio editing, è veramente un'ottima macchina. Appunto, riassumendo il tutto, questo è un PC che fa la differenza in ambito lavorativo, e come vi dicevo potete benissimamente utilizzare anche il MacBook Air, perché ce l'ho qui, ve lo faccio vedere. Eccolo qui, l'ho provato, l'ho testato, è la versione con M1, con 8 GB di RAM, e già solo questo computer può fare veramente tantissimo. Quindi se non avete tantissimo budget, acquistate questo. Dopo vi faccio vedere anche i prezzi sul sito dal quale l'ho acquistato, che è veramente ottimo. Quindi vale la pena nel complesso spendere di più per acquistare un processore con M2 Pro, o addirittura fare un cambio dalla versione M1 Pro, M1 Max o quello che sia, e passare all'M2? Secondo me no. Devo dire la verità che da Apple, da quando ha fatto questo passaggio alla sua architettura, alla sua tecnologia dei processori, ha veramente ottimizzato così tanto questi processori che secondo me sono già super performanti nella loro prima versione. E quel piccolo guadagno di performance non giustifica l'aumento di prezzo generale, anche perché il computer è veramente lo stesso. E forse il fatto che oggi la tecnologia è già così ottimizzata va a rallentare un pochino le novità che ci saranno nel futuro dei computer. Quindi acquistare questa macchina oggi vi permetterà di avere un computer performante per 6-7 anni. Ma così come lo era già prima Apple, appunto, ci sono persone che utilizzano i MacBook dal 2013-2015 ancora oggi. Andiamo quindi a vedere prima i prezzi su Apple in Italia, così vediamo un attimino a quanto sono prezzati questi computer. Andiamo in MacBook Pro, la versione nuova da 14 e da 16, a partire da 2.499 euro. Quindi capite che invece andare a acquistare la versione M1 Pro, che costa molto meno, è sicuramente un vantaggio. Andiamo in acquista, vediamo di quale versione si tratta. Quindi la versione con 10 core CPU e 16 core GPU con 16 GB di RAM e 512 parte da 2.499 euro. La stessa versione, quindi sul sito dove ho acquistato io il mio con M1 Pro, la trovate a 1.919. Quindi se acquistate da questo sito può avere senso andare direttamente sull'M2 Pro, ma se acquistate da Apple costa molto di più, quindi secondo me non ha senso. Però appunto tramite questo sito potete risparmiare davvero tanti soldi, anche perché la versione M1 Pro costa 1.849. Risparmiate un pochino di più, però ovviamente quei 60-70 euro di differenza secondo me vale la pena spenderli. Immaginate ovviamente che questo è possibile tramite questo sito, che appunto ha degli ottimi prezzi, ma se andate poi sull'usato, immaginate, trovate l'M1 Pro da 14 pollici ad un prezzo ulteriore scontato, quindi 1.500-1.600. Adesso non so qual è il mercato in Italia, però sicuramente vale la pena comprare quello. Mentre cerchiamo anche il MacBook Air. Eccolo qui, la versione con 8 GB di RAM, 256 GB di spazio interno con processore M1 costa 899 euro nuovo, quindi è un prezzo veramente ottimo, mentre la versione con M2 costa 1159.
Mi ripeto che appunto se volete risparmiare anche la versione con M1 va già benissimo, anche perché in questo caso non abbiamo alcuna differenza per quanto riguarda numero di core GPU e CPU, però c'è un aumento di performance in generale del processore che secondo me non va a giustificare quel prezzo ulteriore. Mi ripeto, tramite questo sito i prezzi sono ottimi. L'ho già consigliata ad alcuni di voi, ci hanno acquistato e sono soddisfatti. Io ci ho acquistato, quindi non vedo perché non doverlo consigliare. Se volete maggiori approfondimenti per quanto riguarda l'utilizzo proprio del computer, per quanto riguarda software, eccetera, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, farò video a parte. Io appunto volevo darvi delle giustificazioni per farvi capire se vale la pena passare a M2 oppure acquistare una versione precedente, magari anche usata, e risparmiare un pochino. Se questo video ti è piaciuto, ovviamente ti invito a lasciare un bel mi piace, continuare a seguirmi e iscriverti al mio canale se ancora non sei iscritto. Noi ci vediamo in un prossimo video, nel mentre vi ricordo di continuare ad essere creativi. Un saluto da Marco, ciao a tutti!